Partiti da Campaegli, dopo circa 1 chilometro si incontra un ampio pianoro dove si aprono queste grotte carsiche. Questa in particolare è quella che si chiama la Grotta Stoccolma. E c'è un cartello indicatore che appunto descrive tutte le operazioni che sono state fatte per bonificare questa zona. Intorno al chilometro 5 si giunge a questo incrocio e da sud viene la valle, la strada che sale dalla Valle dei Tre Confini e verso nord si va verso le Vedute, che è la strada che faremo noi. Prima di arrivare alle Vedute e anche prima degli impianti di Montelivata si passa all'interno di una meravigliosa faggeta. Chilometro 8, dopo aver superato gli impianti di Monna dell'Orso, si entra sul vallone di Campominio e sulla nostra sinistra c'è l'osservatorio astronomico. Eccoci qua, alle vedute del Monte Autore, chilometro 10 del giro, il punto più alto. Il terzo posto si chiama così perché la veduta è spettacolare, lungo tutta, si vede tutta la valle dell'Aniene, fino a Subiaco praticamente da una parte, dall'altra parte fino al santuario della Santissima Trinità. Si prosegue su un sentiero a mezza costa del Monte Autore, che è proprio sopra di noi, eccolo lì, e il panorama si apre e arriva addirittura fino a Montevelino, credo. Un posto spettacolare. Dopo un paio di chilometri di discesa piuttosto scassata, si giunge a un altro punto panoramico che dà sempre sulla valle, diciamo, dell'Aniene, vista però dal lato est in questo caso, e questo punto si chiama Passo Precoglio. Dopo un po' di saliscendi nel bosco, al chilometro 14 si arriva alla strada che porta a Piazzale della Santissima Trinità. E in realtà noi andremo dall'altra parte, prenderemo la strada verso sinistra, verso Fosso Fioio. E questo è il tipico paesaggio di Fosso Fioio. Segue pedalando in leggera discesa lungo la strada di Fosso Fioio e il paesaggio è veramente particolare, desertico, non c'è traccia di insediamenti umani, veramente bello. Al chilometro 17,7 si lascia la strada di Fosso Fioio, si prende a sinistra e si comincia a risalire verso Camposecco. Al chilometro 19 circa, il sentiero che passava nel bosco incontra la strada del vallone di Fiammina Morta, che si prende in salita per andare verso Camposecco. Al chilometro 20 e 100 si incrocia la larga strada che porta a Camposecco e la si prende verso destra. E questo è Camposecco, eccolo qui. Mai nome fu più azzeccato. Dopo aver attraversato praticamente tutta la piana di Camposecco, si
si arriva a una serie di cartelli indicatori e si gira a sinistra prendendo un sentierino seguendo le indicazioni per tre confini e ci si addentra di nuovo nel bosco. Ecco, qui siamo arrivati al punto denominato i tre confini. Qui lì c'è il cartello indicatore. Adesso la traccia prosegue a sinistra e dopo 200 metri si torna dalla strada, diciamo, si rincrocia la strada che abbiamo fatto questa mattina che viene da Campaigli. E quindi a quel punto il giro si torna indietro, il giro finisce a Campaigli. Ecco qua, questo è il punto dei tre confini. Ecco qui, questo è il punto da cui siamo passati all'andata stamattina, intorno al chilometro 5. Siamo andati in su verso le vedute di Montatore, venivamo da lì c'è Campaegli e adesso si farà la stessa strada al contrario e si torna a Campaegli. A dopo. Ecco qua, tornati a Campaegli, giro finito. Alla fine si tratta di un giro di circa 30 km, il giro è molto bello. Passa in alcuni dei posti più belli dei Monti Simbruini, come Veduta di Montatore, Fossofioglio, Camposecco, direi che è veramente un bel giro. Non è proprio una passeggiata, ci sono molti tratti tecnici, altri tratti da fare a spinta, sia in salita che in discesa, però sicuramente è bello, per cui vi lascio il link in descrizione se vi è piaciuto, se vi è buona pedalata.